Siamo l'associazione La Villetta per Cuba con Luciano Iacovino, storico militante della solidarietà per Cuba e con Cuba. Oggi è l'occasione di un incontro con il Dipartimento Internazionale, il Partito Comunista Cubano, con il Comitato Centrale del Partito Comunista Cubano, dopo fatti eccezionali che stanno cambiando la relazione tra Cuba e gli Stati Uniti e più in generale il ruolo di Cuba nel suo continente. Come la vedete voi che avete tanti anni lottato per la libertà dei cinque, per il superamento del blocco, per la difesa di Cuba socialista? Cosa chiederete al Partito Comunista Cubano? Intanto, prima di tutto, buonasera e mi scuso con la voce. Noi veniamo veramente da lontano in questa battaglia di solidarietà. Prima per i cinque abbiamo vinto questa battaglia con grandi manifestazioni, sit-in sotto l'ambasciata americana e così via, con tante spedizioni a sostegno del blocco contro Cuba. Noi non siamo preoccupati, noi chiediamo solo al gruppo dirigente cubano di non svendere niente degli ideali del socialismo. Noi abbiamo enormemente fiducia del compagno Fidel e di tutto il gruppo dirigente cubano, perché siamo anche convinti che sono pronti a sostenere questa battaglia anche di rinnovamento dopo il blocco economico. Qual è la vostra esperienza nella relazione con queste persone che hanno subito una carcerazione ingiusta per aver contrastato e lottato contro il terrorismo? Noi con loro abbiamo avuto sempre un rapporto bellissimo, bellissimo. Intanto con loro, perché noi io scrivevo e gli mandavo informazioni, notizie. Abbiamo fatto un'iniziativa, abbiamo mandato 10.000 cartoline mentre loro erano rinchiusi nelle carceri nordamericane. Ma in questa battaglia abbiamo sempre incontrato le mogli, abbiamo incontrato Andreina, la moglie di Guerrero e i figli, abbiamo sempre avuto questa continuità con loro, ma noi continuiamo ad averla questa continuità. Cuba ha vissuto un embargo terribile che le impedisce di andare sul mercato internazionale a reperire farmaci e altre attrezzature, e però ha sempre investito tantissimo nella sanità per i suoi cittadini. Ha bisogno di aiuto e voi avete deciso di fare un'operazione straordinaria di sostegno di questo impegno per la salute dei cubani. Mio marito, che è il professor Aldo Spallone, ha avuto un incarico a Cuba come capo del programma nazionale della chirurgia della base del cranio, quindi la situazione cubana, tutto quello che occorre in sala operatoria, sappiamo bene quello che accade nelle sale operatorie cubane, e ci siamo resi conto che alcune macchinari che a noi per alcune leggi non occorrono e ne abbiamo dovuti fare nuovi per alcuni parametri che la Regione Lazio ci ha lasciato, e questi abbiamo dei macchinari tra cui un microscopio operatorio, un trapano operatorio, e vogliamo donarlo a Cuba con la speranza che, ovviamente, dato che sono stati tenuti molto bene, ci teniamo in modo particolare che abbiano una funzione reale, che non vengano abbandonati e che arrivano in un ospedale e vengano utilizzati e che ne venga fatto veramente un buon uso, e che vengano trattati molto bene, perché ovviamente noi ci teniamo a questi macchinari. Cosa potete dire di questa esperienza di Cuba, un paese che è povero però che sulla sanità ha fatto sempre grandi investimenti? Allora, i cubani sono molto preparati, sicuramente non hanno i mezzi e quindi li vogliamo aiutare. La politica degli Stati Uniti in parte è cambiata con Cuba, ma non è cambiata nei confronti dell'America Latina. Hai visto, però per noi è importantissimo che tu mi faccia questa domanda per sottolineare che al di là di quel processo di normalizzazione che Cuba sta facendo adesso con gli Stati Uniti, noi sosteniamo sempre e sempre sarà così al governo venezolano, alla rivoluzione che si fa a Venezuela, e una
cosa non c'entra niente con l'altra. Noi iniziamo questo processo, però per noi lo più importante è l'integrazione nell'America Latina. Noi difendiamo in questo senso che l'integrazione è molto molto importante per riuscire a essere più indipendente che mai, più antiimperialista a livello regionale. E te sottolineo, nel caso di Venezuela noi sempre staremo accanto alla rivoluzione bolivariana, e per noi questa cosa che ha fatto gli Stati Uniti di dichiarare che uno è un peligro per gli Stati Uniti, una pazzia, una cosa inammissibile, e sempre noi reclamiamo la solidarietà per Venezuela e anche per il suo governo.